Ciao a tutti, io sono Palmi. Ma dov'è Mino? Palmi, sono qui! Ciao a tutti, io sono Mino e mi sto facendo un bel bagnetto. Palmi, ma lo sai che credo di aver visto la coda di una sirena? Wow! A proposito di sirene, Mino, vuoi ascoltare la storia di una bambina di nome Marina che diventa amica proprio di una sirena? Sì, che bello! Bene, allora mettetevi comodi e ascoltate insieme a Mino la storia di Marina e la sirena Stella. C'era una volta una bambina di nome Marina. Da quando era piccina aveva sempre sentito parlare delle sirene e anche se tutti le dicevano che non esistevano, in cuor suo lei sperava un giorno di poterne incontrare una. Ogni volta che Marina si trovava in riva al mare, cercava di scorgere tra le onde la coda di una sirena e passava così ore ed ore ad ammirare il paesaggio. A farle compagnia c'era sempre il suo migliore amico Blu, un tenero gattino che adorava scavare e rotolarsi nella sabbia e costruire con Marina dei bellissimi castelli. Blu era un gattino molto socievole. Grazie a lui Marina conobbe tantissimi gattini, tutti randagi che vivevano da soli sulla spiaggia. Marina e Blu portavano loro ogni giorno tante cose buone da mangiare e se ne occupavano con tanto affetto. Un giorno, Cuoricina, una gattina del gruppo dei randagi, era particolarmente agitata. Sembrava volesse che Marina la seguisse. E così fece la bambina. Insieme a tutti i gattini, inseguirono l'amicetta lungo un tortuoso cammino tra gli scogli. E infine arrivarono in una meravigliosa caletta, con della sabbia finissima e un mare turchese. Lì, impigliata in una rete, c'era una bellissima ragazza. Quando Marina le si avvicinò per aiutarla, la stupenda ragazza disse: «Non ti spaventare, sono una sirena, mi chiamo Stella. Non ti farò niente di male, sono esattamente come te, ma al posto delle gambe ho una coda». Marina la tranquillizzò subito. «Oh, non c'è nessun problema, non ho nessunissima paura, anzi, sono al settimo cielo e da così tanto tempo che volevo incontrare una sirena come te». La bambina si mise subito al lavoro per liberare la povera sfortunata, impigliata in quella brutta rete. Nel frattempo, Stella le spiegò che c'erano altri animali intrappolati in quelle terribili reti e aggiunse che purtroppo tanti esseri umani non si accorgono del male che fanno le creature del mare, inquinando con tutti i tipi di rifiuti. Dopo averla liberata, si salutarono e Marina prese come impegno ogni giorno di pulire la spiaggia e il mare. E non solo, a scuola proponeva a tutte le sue amiche e ai suoi amici di farlo, dicendo con convinzione: «Se tutti facciamo la nostra parte, il mare diventerà sempre più pulito e tutte le creature marine vivranno sempre meglio. Dobbiamo proteggerle!» Qualche giorno dopo, mentre Marina e i gattini erano occupati a raccogliere rifiuti dalla spiaggia, degli schizzi attirarono la sua attenzione. Era Stella, con tutte le sue sorelle.
Rosy, Violetta, Azzurra e Acquamarina, che erano andate a ringraziare la bambina sia per il salvataggio, sia per tutto il lavoro che stava facendo per il mare e per tutti i suoi abitanti. Marina in quel momento era super felice e promise alle sirene di mantenere il segreto sulla loro esistenza e di continuare a proteggere il mare e tutte le sue creature. Che bella storia! Se anche a voi è piaciuta questa storia, ricordate di iscrivervi al nostro canale e attivate la campanella! E lasciateci un bel like! Ciao!